Buonasera ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Siamo oggi al video dei prodotti terminati del mese di agosto e settembre. Sono tantissimi tutti quelli di questa scatola, quindi inizio velocemente. Innanzitutto nel mese di settembre, come forse qualcuno di voi ricorderà, è il mio compleanno. Dunque ho ritirato il regalino Sephora, che appunto Sephora destina a tutti coloro che hanno la Black Card. In che cosa consisteva quest'anno il regalino Sephora? Innanzitutto in una maschera moisturizing e soothing, quindi idratante e addolcente e per il viso, e in particolare al loto. Mi è piaciuto molto, freschissima, e veramente ne sentivo il bisogno. Ovviamente l'effetto di queste maschere è un effetto più che altro immediato, vi dà subito un effetto booster ma non prolungato nel tempo. Comunque è piacevole dedicarsi un momento con queste maschere. Poi ce n'era un'altra che vi mostrerò subito, solo per la zona del contorno occhi. Pochi giorni prima ne avevo comprata, mentre ero in viaggio, fra l'altro un'altra, sempre Sephora, considerate che vengono 3,90 euro, e in questo caso l'avevo presa all'avocado, e nourishing and repairing, quindi riparatrice e sempre idratante, nutriente. E ripeto, sono molto piacevoli, soprattutto per dedicarsi un momento di coccola. Che cosa poi ho terminato nel mese? Ho terminato, anzi questo non nel mese, l'ho terminato in tanto tempo. Questo era un profumo che io avevo preso per il mio matrimonio, l'avevo preso da Natura Sì, si chiama, è della serie Natures, ed era la Pomelia, uno dei toilette, vedete, costa sui 24 euro se non ricordo male, è spray, mi piace molto, è molto delicato e probabilmente lo ricomprerò. Inoltre il fatto appunto che sia in vendita presso Natura Sì per me è una garanzia. Che cosa poi ho terminato? Ovviamente la mia amatissima matita Essence, questa la conoscete, la Long Lasting Lip Liner, eccola qui, nella colorazione Lovely Frappuccino, che io adoro. Ho terminato poi questa sorta di beauty blender della Real Techniques, mi sono trovata molto bene. Queste, come sapete, si bagnano, diventano circa doppie ed aiutano a applicare il fondotinta con queste punte, con questi spigoli. Ovviamente non hanno una durata lunghissima, diciamo dopo 3 mesi andrebbero cambiate, anzi io le ho fatte durare di più, ma ovviamente non ve lo consiglio perché vedete poi si cominciano a rovinare. Altro prodotto terminato è questo campioncino della profumazione di Narciso Rodriguez Forer, questa è la confezione di vendita, che a me sta piacendo moltissimo. È un eau de toilette, è molto molto femminile e veramente lo consiglio. Ovviamente il profumo è una cosa molto soggettiva, ma questo mi sta piacendo. Ho terminato questo prodotto della Testa Nera, ritocco di crescita, è un prodotto spray e che si applica appunto sulla ricrescita quando il vostro bagno di colore o la vostra tinta cominciano a fallire. Vi dico, io non è che l'abbia amato in modo particolare, perché comunque essendo spray è difficile da controllare, spruzza molto, però vi devo dire che nonostante non l'abbia amato moltissimo, nell'ultimo mese mi ha salvato. Avevo problemi ad andare dal parrucchiere, non riuscivo mai a trovare tempo, e questo prodotto comunque mi ha salvato, altrimenti non avrei potuto girare. Costa sugli 8,90 euro, vi confesso che ne ho ricomprato anche un secondo, sempre nella colorazione castana, perché appunto prima di andare dal parrucchiere ne ho avuto molta necessità. Ma andiamo appunto avanti ancora. Ho terminato un'altra spugna Konjac. Sapete che io adoro queste spugne naturali per lavare il viso. Questa ora la vedete dura e secca, ma ovviamente quando è nuova e bagnata, questa anche aumenta molto, diventa così, è morbidissima. Se riesco vi trovo l'immagine della spugna Konjac nuova, e veramente sono qualcosa di meraviglioso. Queste spugne sono poco aggressive sul viso e costituiscono un micro peeling, effettuano un micro peeling naturale molto molto piacevole, per cui queste le consiglio. Ormai in Italia si trovano, ne esistono di varie marche, anche da Sephora le trovate dalla Gardenia, da Sephora trovate il marchio appunto Sephora, ma per esempio dalla Gardenia trovate After Spa, per cui che è un parente diciamo meno nobile di Daily Concept, sono diciamo sorelle, come dire, Daily Concept e After Spa, ma il proprietario è lo stesso, Emilio, anzi lo saluto. Quindi After Spa è più economica, la trovate da Gardenia, la spugna Konjac Daily Concept la trovate invece presso le catene di profumerie Marie Arnault, e sono un pochino più grandi ancora e più costose. Ottimo prodotto.
Che cos'altro ho terminato? Questa maschera che mi era stata regalata da un'amica è sempre una maschera viso made in Corea in cellulosa. Questa era infusa con olio di Nero Oil che viene assunta dall'arancia, estratta scusate, dall'arancia amara, ed ha un effetto sul viso, diciamo cicatrizzante, elimina le piccole. I piccoli residui di acne che avete. Queste maschere, ripeto, come quelle anche di Sephora, le consiglio per darvi una coccola quotidiana. Che cos'altro ho terminato? Come al solito, diciamo i miei dischetti struccanti della Surprise, io di questi ne consumo a iosa, guardate qui, questi 40 e 40, fatevi un po' il conto, un'ottantina sono andati in questi 2 mesi. Ho terminato sempre della Vivi Verde Coop il mio amatissimo latte detergente delicato, prodotto che amo molto perché a parte reperibilissimo presso la Coop, ma soprattutto vedete è privo di oli minerali, privo di parabeni, siliconi, coloranti, PEG, polimeri sintetici, quindi un latte detergente dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. E sempre della Vivi Verde Coop ho terminato anche il gel detergente rinfrescante con le stesse caratteristiche, quindi vedete privo di oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG e polimeri sintetici, prodotti questi ottimi dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma non è finito qui, allora ancora altre maschere, ad esempio questa sempre in cellulosa alla ginseng rosso, all'essenza di ginseng rosso, anche questa è una maschera nutriente, dona elasticità e luminosità. In particolare le maschere che donano luminosità mi sembrano particolarmente efficaci per chi magari un sabato sera, un venerdì sera si vuole regalare appunto un tocco di luce dopo una giornata di lavoro, prima di recarsi magari in una serata fra amici, una serata di ballo, una festa, insomma sono un piccolo aiuto, ripeto, che non garantiscono quello che garantisce un trattamento di lunga durata, quindi un trattamento più profondo, ma sicuramente nel breve periodo aiutano molto. Di questa serie ne ho diciamo consumate anche altre, considerate che spesso mi vengono regalate perché sanno le mie amiche, i miei familiari che mi piacciono, quindi magari un regalino tipico che io ricevo e che amo moltissimo appunto è questo, sono queste della Bio Miracle, sono alla coenzima Q10 al collagene, si tengono su 20 minuti, questa è un pochino l'immagine, e anche queste sono ottime, sono rassodanti, firming appunto, ringiovanenti e moisturizing, quindi idratanti. Questa scatolina è molto conveniente perché ne contiene ben 5, ed inoltre la Bio Miracle, come vedete, ne fa anche delle altre. Io ho quella al Q10, ma c'è quella al tè verde, all'aloe, alla vitamina C, alla rosa, per cui veramente per ogni donna, per ogni esigenza. Andiamo avanti ancora, ho terminato della Kiko il bifasico per diciamo pulire viso, scusatemi, occhi e labbra dal make up più intenso. Questa è la vecchia formulazione, adesso c'è una nuova, mi sono sempre trovata molto bene, anche se non è un prodotto bio, per cui io poi una volta che mi sono struccata occhi e labbra con questo subito rimuovo il prodotto con un prodotto bio, ma sicuramente efficace, perché con molti prodotti bio, come sapete, i mascara e i rossetti intensi purtroppo non si riescono a togliere. Cos'altro ho terminato? Allora, questo è un prodotto che veramente ho adorato, non sembra terminato ma vi assicuro che lo è. Questo è la tinta labbra della Kiko, la Limited Double Touch nella colorazione 105. L'ho già ricomprata ovviamente, ne ho comprata anche un'altra colorazione. Da questa parte c'è il colore, questo è un rosso meraviglioso, un rosso bordeaux meraviglioso, e di qui c'è il gloss. Questo è un prodotto che viene, se non erro, sugli 8,58-8,90€, garantisce una buona tenuta, non secca molto le labbra come fanno altre tinte, e soprattutto ha una gamma di colori molto ampia. La 105 è solo una delle più belle, ma non l'unica ovviamente. Andiamo ancora avanti e ho terminato un'altra maschera, questa volta la vitamina C, quindi sicuramente illuminante, antiassudante, anche questa ovviamente è coreana, anche questa mi era stata regalata da una cara amica che fra l'altro saluto.
altro prodotti qui che cosa ho? Vabbè, qui ho delle acque corpo anche un po' rovinate, queste sono dell'erbario toscano che io amo, quest'acqua corpo alla vaniglia piccante è molto interessante, e prodotti Zoe, Zoe è un marchio interessante perché fa tutti i prodotti bio, questi tester, questi campioncini alpino marittimo bio mi sono piaciuti molto, così come mi sono piaciuti molto i prodotti della Soa. Soa è un marchio sardo che fa prodotti diciamo viso e corpo tutti basati su principi attivi ricavabili da piante reperibili in Sardegna, per cui Soa Sardini è anche un marchio molto interessante per questo motivo, per questo suo progetto. Ho terminato questa crema ristrutturante della Splendor al cocco. Questo non è un prodotto bio per capelli, ma è molto interessante perché mi districa benissimo i capelli, è con olio di cocco ed estratti di bambù, è anche molto economico. La confezione, come vedete, è enorme, perché questa confezione considerate è da 1000 ml, e per cui che cosa vi devo dire? Non è un prodotto bio, ma a volte anche i prodotti non bio li uso perché insomma mi aiutano in certe situazioni complesse come quella della gestione dei miei capelli. Cos'altro ho terminato? Ho terminato della Neutromed questo gel intimo e Dermoprotec freschezza con pH 3.5, è un prodotto commerciale, lo trovate ovunque, senza infame e senza lode, comunque sicuramente dona freschezza. Ho terminato mascara che io adoro, che ogni tanto mi regalo, almeno nella size, questa da viaggio, nella misura da viaggio che è un po' più economica, il mascara degli Arriala del marchio Benefit, lo trovo da Sephora in questa dimensione viene circa, se non erro, o 11 o 13 euro, ha uno scovolino perfetto, questo l'ho utilizzato anche al mio matrimonio, è uno dei mascara veramente secondo me più buoni che ci sia al momento nel commercio. Cos'altro ho terminato? Questa è la scatolina, vi posso far vedere anche il prodotto in sé. Ho terminato questo Gommage Moisturizing della Conopcas. Conopcas è un marchio, come vedete, vegano e al 98,9% naturale e proveniente dalla Estonia. È un marchio che io sto scoprendo, fa queste confezioni vintage meravigliose, ma fa dei prodotti appunto di altissima qualità. Io l'ho conosciuto al Cosmoprof, viene venduto online anche in Italia, per cui cercatelo, i suoi prodotti sono meravigliosi. Questo gommage leggero per il viso era a base di fiori di camomilla, adatto quindi a pelle sensibili e secche, veramente l'ho amato moltissimo. Quella appunto è la scatolina e questo invece è proprio il tubo vero e proprio, vedete, un po' vintage, guardate che meraviglia, qui ce n'è proprio poco, ma insomma è terminato. Cos'altro ho terminato? Ci siamo quasi, ragazze. Allora, ho terminato questo campioncino di un prodotto che conosco benissimo perché l'ho usato in passato circa 5-6 anni fa, compravo proprio le confezioni grandi, del Criogel anticellulite della Collistar. È molto piacevole perché in effetti ha un effetto proprio crio, sembra che sentire freddo quando lo si mette sulle gambe, e sicuramente è efficace. Questa era una Maxi Italia che mi era stata regalata e l'ho usata con piacere in viaggio. Questa è un'altra maschera che mi è stata regalata al Cosmoprof e vedete è un boosting moisture, quindi dà un effetto immediato di idratazione, e questo è il nome della maschera, Yaduluron. Comunque il marchio, insomma, questa è da giapponese addirittura, vedete, anziché Corana, Made in Japan. Queste maschere, insomma, avete capito che io le amo in tutte le salse. Ora anche Kiko le sta producendo, io non ho preso maschere viso ma ho preso la maschera occhi, quindi si mette un eye patch qui sotto per levare occhiaie e segni di stanchezza. Questo sinceramente è molto simpatico, appunto, prima di una serata. Infine ho terminato questi due fondotinta che mi erano stati mandati da Egizia. Io miscelavo le due colorazioni. Egizia Milano Makeup è un prodotto professionale. Questo fondotinta mi è piaciuto molto perché dona alla pelle un effetto naturale e in qualche caso mi ha provocato qualche piccola bollicina, ma credo sia stato del tutto occasionale come reazione, nel senso che forse era associata anche a un mio stato più generale di malessere, nel senso magari avevo mangiato qualche schifezza. Comunque Egizia in generale è un marchio che mi sento di consigliarvi perché il Cosmoprof ho avuto modo di testarlo più volte ed è un buon marchio professionale.
Infine, eccoci qua, ci siamo quasi. Allora, della Caudalie ho terminato questo piccolo campioncino della Vino Perfect. Vino Perfect è una linea appunto per il viso molto interessante. Questa è una crema idratante con SPF 15, veramente vorrei comprare la confezione, quella non da viaggio, ma quella intera, perché veramente la Caudalie è un ottimo marchio, seppur non bio. E questa crema Multi Perfection della Dior, altro campioncino, mi è piaciuta, ma non la comprerò, perché Dior comunque ha un rapporto qualità prezzo secondo me basso, nel senso costa moltissimo, e anche se la qualità è buona non è troppo, io preferisco marchi come questo, Caudalie, che hanno un rapporto qualità-prezzo superiore, cioè prodotto buono, meno costoso. Ed infine, questo prodotto che ricomprerò sicuramente, So Beautic, è un marchio bio, e questo è un contorno occhi 5 in 1, quindi non è solo contorno occhi, ma insomma un po' di tutto, e il prodotto è il 99% di origine naturale. È un contorno occhi all'argan, quindi molto molto idratante. So Beautic ora viene venduto anche presso i punti vendita OVS, quindi trovate linee amplissime fatte, diciamo costituite sia da prodotti per il viso, per i capelli e per il corpo. Questo è un marchio sì che mi sento di consigliarvi pienamente, ottimo rapporto qualità prezzo, quindi dovendo fare una classifica metterei prima marchi come questo So Bio, poi marchi come Caudalie che non sono bio ma comunque sono buoni, e veramente per ultimi questi grandi marchi come Dior, che si vantano dei grandi marchi ma hanno dei prezzi inaccessibili. Ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un like e non dimenticate di sottoscrivere il canale. Ciao ragazze, a presto!